Amici di Start, buongiorno. Questa puntata di Dammi solo un minuto non è dedicata al sindaco, non c'è una richiesta per il sindaco, ma la richiesta è per Acqua Enna e vediamo perché. Questo articolo che è uscito oggi su Repubblica parla della grande sete, cioè dei problemi legati alla siccità in Italia. Leggo qui: da nord a sud, coltivazioni arse e fiumi a secco, l'appello, nuovi invasi per risparmiare acqua. Beh, i problemi sono tanti, un miliardo di euro per quanto riguarda i danni stimati da Coldiretti per le campagne. Nella pagina proprio successiva l'articolo dice: mancano 45 giorni al raccolto dei pomodori e sembra già la fine di luglio, sarà un inferno. Il WWF dice che anche nelle proprie osi, dove l'acqua non è mai mancata, ci sono problemi di siccità. Un quinto dell'Italia, denuncia l'associazione ambientalista, è a rischio di desertificazione. Ma quello che è interessante è quello che riguarda la Sicilia. 461,98 milioni di metri cubi d'acqua si trovano nelle 23 dighe dell'isola, il 15% in meno rispetto al 2016. 80 milioni, quindi meno 80 milioni di metri cubi. Allora, perché vi dico questa cosa? Perché ho letto un po' questo articolo assieme a voi. Per il semplice fatto che mi trovo, guardate dove, all'ingresso di Piazza Armerina, all'ingresso nord di Piazza Armerina, e questa è la perdita d'acqua incredibile. Acqua, parliamo di acqua da bere, che c'è qui e che da anni mi risulta non viene assolutamente, una perdita che non viene assolutamente riparata. Bene, adesso io vi porto a vedere dove finisce quest'acqua, come ho fatto l'altra volta, perché le cose non sono assolutamente cambiate. Abbiamo seguito l'intera canaletta, adesso guardate, l'acqua scorre da qui, come vi ho fatto vedere già l'altra volta, va attraverso la strada con questo tondino e finisce in campagna. Guardate dove l'acqua, guardate dove l'acqua. Allora, amici di Start, il giornale parla chiaro, si parla di grande sete e credo che una perdita d'acqua di questo tipo comunque vada recuperata, perché mi sembra un grande spreco in un momento in cui la nostra isola, il nostro territorio ha bisogno d'acqua. Amici di Acqua Enna, cerchiamo di trovare una soluzione e di eliminare questa perdita. Non può essere assolutamente lasciata così, è acqua che si perde in campagna. Bene, per il momento è tutto, se ci saranno novità ci sarà ovviamente un aggiornamento da parte di Dammi solo un minuto. Dammi solo...